Quando sono incontrato Papa Francesco, mi sono presentato col nome a lui, lui ha detto subito: "Ah, Lavavetri". Io sono rimasto sorpresissimo, colpitissimo. Ho chiesto come mai che lei conosce questo. Ho letto la sua biografia in spagnolo a casa. Mentre la Moldava sembra travolgere il Ponte Carlo di Praga, c'è stato un tempo che l'ideologia è parsa in grado di abbattere l'uomo e il suo rapporto con Dio. È potuto accadere in uno dei paesi più civili del mondo, fiero della sua cultura letteraria e industriale, di quelle industrie che furono le più avanzate nell'impero asburgico e che continuarono a esserlo nel dominio comunista europeo. L'Occidente, dico anche la Chiesa in Occidente e anche la Chiesa in Italia, conosceva molto poco della Chiesa in Cecoslovacchia, non si era creduti. Si passava come delle persone che esageravano, che volevano chissà poi per quali ragioni calcare un po' i toni. Invece la realtà era molto drammatica. Forse la realtà della Chiesa in Cecoslovacchia era la più drammatica, è stata la Chiesa più perseguitata. È potuto accadere pochi anni fa e a pochi passi da noi, complice il silenzio imbarazzato di gran parte dell'Occidente, che una rete di delazioni, paure, ricatti, pedinamenti insensati si sia abbattuta sui testimoni della fede, della libertà, del desiderio dell'uomo di essere uomo e non macchina. Loro hanno scritto anche che quando io passo sulla strada, subito allora guardo attorno e cerco dove loro sono. Il cardinale Volk, oggi arcivescovo emerito di Praga, a lungo costretto ai lavori più umili, è un emblema vivente della Chiesa cattolica sotto il comunismo. Una volta è arrivato un poliziotto segreto, della polizia segreta, e mi ha voluto guadagnare per collaborazione. Mi ha messo sotto la pressione. E ha minacciato: se non collabora, allora può essere messo fuori dal liceo. Ma io sono stato, ho avuto un coraggio di dire no, io non voglio. E allora questa era prima mia vittoria. La cosa che più mi colpiva era l'assoluta impossibilità di creare luoghi di comunicazione o livelli di comunicazione. Le persone erano veramente isolate, erano circondate da In spie. certi periodi, noi tutti, anche io personalmente, ero ripetutamente chiamato e esaminato dalla polizia segreta statale. Se la persona non aveva una sua fede profonda, una sua dirittura anche mentale, era un clima soffocante che avrebbe fatto perdere la testa a chiunque. Erano sempre due persone, una persona giocava un ruolo amichevole, un'altra persona era severa e questi due giocavano e naturalmente il suo scopo era di avere informazioni, cioè trovavano confrontarci con i fatti, con le persone, con i nomi, se le conosciamo o non, e di nuovo, tipico era anche quello che loro erano come un diavolo al deserto con Gesù, cioè se tu mi rispetterò, se tu mi obbedirò, io ti darò tutto. Cioè, per esempio, hanno detto: "Lei è giovane,
forse potrebbe anche insegnare all'università, nessun problema. Abbiamo le possibilità, lei potrebbe studiare nell'estero, partecipare a un congresso in Italia, noi sappiamo che lei ama Italia. Basta prepararlo con noi e poi darci informazione, che cosa era. Naturalmente poi, oh, grazie a Dio, anche con grande aiuto degli amici e della mia famiglia, della mia moglie e anche di amico Mila Vlk, perché con lui potevo parlare personalmente. Lui ha avuto anche un'esperienza ancora più grande dai contatti con questi agenti, cioè potevo vedere con lui che cosa posso aspettare. E così finalmente a un centro incontro ho detto: se l'ho fatto qualcosa cattivo, prendetemi in prigione e se non lasciatemi, vattene. E devo dire che da quel tempo ho avuto pace. Nel campo di lavoro delle miniere di uranio di Lesetice, presso Pribram, ricostruito per restituire un'immagine che fu quotidiana negli anni 40-50, appare il ritratto di Klement Gottwald, protagonista del primo comunismo cecoslovacco, in piena sintonia con Stalin, cui è a buon diritto affiancato. Qui, dove si mandavano i prigionieri politici e moltissimi fedeli venivano rieducati al nuovo credo del materialismo di Stato. Specchio delle rapide, crudeli prime tappe del socialismo cecoslovacco. Pochi mesi dopo la guerra, sull'onda di un forte movimento partigiano antitedesco, nella parte ceca il Partito Comunista vince alle urne, caso più unico che raro in libere elezioni. Due anni dopo, nel 48, il colpo di Stato che porta la Cecoslovacchia in pieno totalitarismo. Una delle prime vittime, assieme ad altre fedi, sarà la Chiesa Cattolica, particolarmente sospetta per i suoi legami con Roma e il mondo. Nel giro di pochi anni, arresti, confische, soppressione della stampa e delle associazioni cattoliche, chiusura di conventi e collegi, creazione di movimenti filoregime e di un seminario centralizzato sotto controllo statale, saranno le misure base adottate, cercando, più che la mera demolizione della Chiesa, una più utile manipolazione ai fini del potere. Risvolto fatale di uno Stato che tutto organizza e controlla. Un'onnisciente polizia politica. Tutti gli ecclesiastici, dal vertice all'ultimo parroco, tutti i praticanti sono potenziali detenuti o almeno indagati. Nell'Istituto per lo studio dei regimi totalitari a Praga è frequente che si venga a cercare il proprio fascicolo personale. Poco dopo essere arrivati al potere, nel 1948, i comunisti hanno cominciato le persecuzioni della Chiesa Cattolica, in quanto ultima forza di resistenza nella società che si opponeva all'egemonia comunista. Nei primissimi mesi studiarono metodi meno forti, perché molti cattolici erano contemporaneamente iscritti al Partito Comunista. Più tardi, a metà del 49, i comunisti decisero che era arrivato il tempo di finirla con la Chiesa Cattolica. Furono promulgate le cosiddette leggi ecclesiali, con la sottomissione della Chiesa al potere politico. Il sacerdote doveva scegliere se rimanere obbediente al suo vescovo venendo perseguitato o se servire lo Stato tradendo la Chiesa. Scelta non facile, perché i comunisti organizzavano iniziative di propaganda, di depistaggio. Ad esempio, chiudevano l'Azione Cattolica e aprivano un'altra associazione, Fasulla, ma con lo stesso nome.
e naturalmente di intimidazione. Cercavano soprattutto di strappare la Chiesa cecoslovacca al Vaticano. Nei giornali satirici dell'epoca vediamo le caricature più becere contro il Papa e la Santa Sede. Più avanti il terrore diminuì, ma oramai tanti sacerdoti erano imprigionati. I monasteri chiusi da un giorno all'altro. I vescovi all'inizio internati dentro i loro palazzi, poi allontanati in luoghi segreti agli stessi familiari, con le finestre tappate, senza corrispondenza, giornali, senza sapere nulla né del proprio destino né dei loro sacerdoti e fedeli. Più tardi tanti anni, già, ho avuto anche l'opportunità di leggere una parte degli atti della polizia segreta e qui ho scoperto veramente, l'ho trovato qui, tante lettere dall'estero, dall'Italia, per esempio, dagli amici. Ho anche informazioni, il 29 dicembre, 18 ore, il telefono da Roma, da Bratislava, con questo contenuto, controllare. In alternativa ai campi di lavoro, soprattutto in Boemia, non mancarono i conventi di concentramento. Strana sintesi di due modi opposti di vivere in isolamento. Nel convento di Zeliv, forse il più famoso, centinaia di religiosi vennero incarcerati. Alcuni, ricordati in questa lapide, sono nomi tra tanti di sconosciuti eroi della fede. Altri, personaggi famosi come il futuro cardinale Tomaszek, o protagonisti di grandi processi farsa come l'abate Tajoski, una delle figure simbolo della repressione antireligiosa. Dagli anni 50, lo storico edificio del 1100, già benedettino, poi premostratense, venne adibito a clinica psichiatrica. Oggi è anch'esso a suo modo un museo della memoria e della sofferenza, di cui è emblema un'immagine simbolo per tanti preti detenuti. Un calice di latta usata, qui custodito, per dir messa di nascosto dai carcerieri negli anni 50. Quando in una notte di metà aprile del 50 sono stati liquidati tutti i monasteri, nell'allora Cecoslovacchia, anche qui c'è stata un'incursione della polizia, che ha deportato la comunità in un altro luogo. E qui hanno rinchiuso religiosi e sacerdoti di altri monasteri. Da quel momento fino all'anno 1956, Zeliv fu sede di un campo di internamento di 464 religiosi e preti diocesani, imprigionati e separati dal mondo. Tra costoro c'erano molte personalità di rilievo, come l'odierno candidato alla beatificazione Monsignor Sciuranek, un colpo inferto a tutta la nazione, perché un enorme ramo spirituale veniva reciso. Le condizioni di vita erano molto pesanti. Di fatto si trattava di un campo di lavori forzati. Si soffriva, ma c'erano grandi personalità spirituali che sapevano incoraggiare i più deboli. I sacerdoti non avevano nessuna possibilità di avere contatti con l'esterno. Venne costruito un muro tra il monastero e la chiesa di fronte. Le finestre vennero oscurate. Naturalmente i sacerdoti hanno cercato contatti e l'aiuto della gente del villaggio. Purtroppo le guardie avevano qui dentro spie che hanno denunciato tutti i civili che avevano cercato di aiutare con razioni alimentari o recapitando la posta. Abbiamo qui conservata una cella di isolamento dove venivano rinchiusi i sacerdoti per punizione. Non possiamo dimenticare l'abate Tajoski. Lui, giovane e pieno di entusiasmo, appena eletto abate nel 48, fu arrestato nel 50 e condannato in un processo farsa a 20 anni di reclusione, scontata in carceri come Mirov. Avrebbe potuto scappare all'estero più volte, ma si rifiutò sempre, perché, come diceva, non aveva fatto male a nessuno. E ha sofferto davvero tanto. Durante la prigionia ebbe l'appendicite, ma le guardie si rifiutarono di mandarlo in ospedale.
Per fortuna in cella c'era un dottore che lo operò senza anestetici, salvandogli la vita. Alla fine, l'abate ha potuto tornare qui soltanto nel 1990 e ha ricominciato a costruire una nuova comunità. E qui è deceduto dopo 9 anni. Un altro scenario della memoria è Brevnov, alle porte di Praga, accanto a luoghi tristemente noti nella storia boema per la sconfitta della Montagna Bianca. Brevnov è il più antico monastero benedettino in Boemia e negli anni del regime venne trasformato in sede della polizia segreta, degli archivi e del controllo sui cittadini stranieri. In tanta oscurità, uno sprazzo di luce fu nel 1986 il funerale di Jaroslav Seifert, poeta appena premiato col Nobel e inviso al regime per le sue posizioni coraggiosamente critiche. Alla fine degli anni 40, l'arci abate Opaschek, le cui suppellettili sono custodite negli ambienti conventuali, fu uno degli ecclesiastici più importanti incarcerati durante il comunismo, oltre che intellettuale, autore di splendide poesie sull'esperienza della prigione e punto di riferimento per l'opposizione religiosa al totalitarismo. L'abate Anastas Opaschek venne arrestato il 19 settembre 1949 e fu deportato subito in vari luoghi e prigioni. Nel 50 venne coinvolto in uno dei più noti processi farsa contro le alte gerarchie ecclesiastiche accusate di tradimento e spionaggio. Fu sbattuto 16 mesi in cella di isolamento perché volevano liquidare questi uomini anche nella psiche. Li drogavano con sostanze psicotrope, non gli permettevano di dormire, erano picchiati, tenuti senza acqua, tutto per imparare a memoria la confessione da ripetere durante i processi. L'umiliazione maggiore era questa, che dovessero ammettere le accuse più assurde. Opaschek rischiava la vita. Arrivò l'ergastolo, ma era la pena più alta tra tutti i processati, forse proprio per sminuire il prestigio morale e intellettuale che lo circondava. Per fortuna nel 63 ci fu la prima grande amnistia e finì a lavorare come muratore, quindi come magazziniere nella Galleria Nazionale fino al 1968 e l'invasione sovietica. A quel punto Opaschek andò in esilio per non ripetere l'esperienza degli anni 50. Si rifugiò nel monastero bavarese di Rohr, che è sempre stato in diretto collegamento con il nostro, e nei 20 anni d'esilio cercò di aiutare altri esuli. Dopo la fine del comunismo, grazie a Dio, ha potuto vivere e lavorare ancora per qualche anno in questo convento, essendo una benedizione per tutti i confratelli. Nella Repubblica Ceca, o per meglio dire in Boemia, che pure per molti oggi si identifica come lo scenario meno religioso d'Europa, non mancano luoghi di forte spiritualità, come il santuario di Příbram, a un'ora da Praga, come tante altre mete di pellegrinaggio, messa, fra parentesi, durante il comunismo. Ma il riferimento, l'altura a cui tutti i cattolici cechi guardano, è quella che ospita la sede arcivescovile di Praga, fotografata dai turisti di tutto il mondo come quinta del castello e di San Vito, sovrastanti la città. Quella cattedrale, che è un simbolo nazionale e tra quei beni che lo Stato, per retaggio del comunismo, non ha ancora restituito alla Chiesa. Un seggio, quello dell'arcivescovo praghese, che già fu di Beran, uno dei grandi perseguitati sia dal nazismo che dal regime di Gottwald, e di Tomášek, a sua volta incarcerato in quel di Zelig, protagonista negli anni della difficile normalizzazione. Grandi antesignani degli arcivescovi del post-comunismo, primo tra tutti, il cardinale Volk. Non ho potuto studiare all'inizio all'università perché la prima metà degli anni 50 era comunismo forte, ma poi dopo la rivoluzione in Ungheria si è un po' sciolto il comunismo, un po' indebolito, e io ho potuto andare a studiare università
e ho scelto uno studio non ideologico, archivista. Ho lavorato 4 anni negli archivi della Boemia del Sud e questo studio, devo dire ancora, che ho portato nel mio cuore questa vocazione sacerdotale, ma i comunisti nell'anno 50 hanno sciolto tutti i seminari diocesani, creando un seminario centrale e fortemente sorvegliato dai comunisti, e i vescovi allora, prima di essere allontanati dalle loro diocesi, hanno detto di non entrare, pensando che il comunismo sarà un episodio breve. E allora io ho seguito questo orientamento e ho aspettato. E perché ho studiato in frattempo per essere attivo così mentalmente. E nel 64 c'era un po', la situazione era un po' sciolta in preparazione del 68, primavera di Praga. E allora io ho cercato il mio vescovo che era confinato e lui ha detto andare. E sono entrato nella facoltà teologica e nel 68 sono stato ordinato sacerdote. Dopo Volk, oggi è il cardinale Duca, fresco di conclave, a presiedere l'arcidiocesi praghese. Costretto a lavorare nelle officine della Skoda e imprigionato all'inizio degli anni Ottanta, è stato uno dei più importanti dissidenti cattolici. Alla fine degli anni 40, a scuola, ho visto le prime persecuzioni verso chi non si era sottomesso, specie per motivi di fede. E ho capito che la strada della vera libertà è quella della Chiesa. Ed è stato anche per questo, oltre alla vocazione ovviamente, che sono diventato sacerdote. Essendo figlio di un prigioniero politico, non è stato facile. E sono stato accettato praticamente grazie all'incontro di Khrushchev con Kennedy a Vienna nel 1960, dove il presidente americano, cattolico, aveva negoziato alcune limitazioni alla persecuzione della Chiesa in Cecoslovacchia. Per quanto concerne il carcere, ricordiamo che nei primi tempi circa l'80-90% dei religiosi e il 75% dei diocesani sono passati per le prigioni, i campi di detenzione, le squadre di punizione militari. Quindi nessuna meraviglia. Dal punto di vista religioso, posso dire che la prigione per me ha avuto la funzione di un secondo noviziato, costituendo un momento di approfondimento della vita spirituale. Dopo una carriera da archivista, Volk diventa sacerdote negli anni 60, quelli che preludevano alla primavera di Praga. Nel 68 i cecoslovacchi guardano al rinnovamento liberale promosso da Dubček, con l'apertura dei conventi e la possibilità di vestire di nuovo l'abito religioso. L'uscita di molti ecclesiastici dalla clandestinità lascia sperare in migliori orizzonti. I studenti 68, pieni della speranza, hanno parlato liberamente chiedendo la libertà, e così noi siamo venuti all'università nelle grandi assemblee dei studenti, e loro ci hanno allora salutati con entusiasmo, che è anche un segno della libertà, che i teologi entrano o ritornano nell'università. E anche noi nella facoltà abbiamo fatto incontri parlando della libertà, criticando per esempio il controllo comunista della facoltà e chiedendo ai vescovi che sono stati ancora confinati, allontanati dalle diocesi, chiedendo che loro ritornino nelle loro diocesi.
L'illusione dura pochi mesi di entusiasmo. Io ricordo molto bene 21 agosto. Sono uscito dalla cattedrale e sulla piazza di Cesca e Bujovice, questa bella piazza, carri armati. Io mi sono avvicinato a loro e ho cominciato a parlare in russo con i soldati, ma loro non hanno entrato in nessun dialogo. Io ho detto: qui non c'è nessuna contrarivoluzione, noi vogliamo vivere liberamente nella nostra Repubblica, e cosa fate qui? L'arrivo dei carri del Patto di Varsavia nell'agosto 68 spegne ogni fiducia nel socialismo dal volto umano. Ci era chiaro che questo non è possibile, che questa ideologia nemica alla Chiesa non può cambiarsi, che il diavolo non può convertirsi, questo ci era chiaro. E anche la mia sorte ha confermato questo. E allora abbiamo lavorato sottoterraneamente, direi clandestinamente, contro i comunisti, vuol dire non politicamente, alcuni anche politicamente, ma noi abbiamo lavorato piuttosto per approfondire la fede, per essere più forti, e abbiamo riscoperto cose molto importanti, che la Chiesa deve avere comunione. Piazza Venceslao oggi, la più grande piazza di Praga, ricorda il sacrificio di Jan Palach, immolatosi nel fuoco per scuotere le coscienze di chi si era accodato al nuovo ordine sovietico. La morte dello studente Jan Palach è stato l'evento decisivo che mi ha spinto verso il sacerdozio. Il suo era un gesto, più che di protesta contro gli invasori, che voleva risvegliare la nazione. Anche me. Io ho preso parte al Requiem per Palach e ho portato in corteo, dalla facoltà di filosofia fino alla chiesa, la sua maschera funeraria. Attraversavo il ponte di Carlo. Era ormai notte, cadeva la neve. E io intraprendevo un dialogo interno con lui e mi sono detto che se questo ragazzo aveva sacrificato la propria vita, anch'io dovevo in qualche maniera dedicare la mia vita a qualcosa di degno. E questo l'ho visto nella strada rischiosa dell'attività nella chiesa clandestina. Un paese che sarà pure il più ateo d'Europa, la Repubblica Ceca, ma che è anche una fucina di teologi e di intellettuali cattolici di rilievo, come padre Josef Zvergina, Zdeněk Neubauer, Jan Patočka, uno dei padri di Carta 77. Il sacerdote che celebra il battesimo in questa chiesa nel centro di Praga è oggi uno dei pensatori cristiani più riconosciuti in campo internazionale. Ieri, Thomas Halik ha vissuto in pieno il clima di intimidazione antireligiosa. Dopo l'occupazione della Cecoslovacchia da parte degli eserciti del Patto di Varsavia nell'agosto 1968, la liberalizzazione finì e ricominciò la persecuzione. Questa volta non così brutale, non c'erano giustiziati, le pene erano di solito 2 o 3 anni e non 25 come negli anni 50. Il metodo era più sofisticato e subdolo. Venivano usate misure elastiche, come la legge contro le infrazioni del controllo dello Stato, di vita e attività religiose, con la quale chiunque poteva essere punito perché
Cos'è la vita religiosa? Poteva essere anche la semplice preghiera all'interno della famiglia. Questa legge quindi poteva essere utilizzata in qualsiasi caso. Tutti quelli che svolgevano una qualunque attività religiosa erano perennemente in pericolo nel momento in cui la polizia segreta, che monitorava tutta la vita dei credenti, se voleva per qualche motivo colpire una persona che diventava fastidiosa, poteva farlo. Il signore che vediamo spiato in queste immagini scattate dalla polizia segreta comunista, camuffato da un buffo cappello, è lo stesso che oggi è vescovo ausiliario di Praga. Václav Mali, grande amico di Havel, una delle grandi personalità del XX secolo e primo presidente del post-comunismo, fu uno dei principali esponenti cattolici di Carta 77, associazione di intellettuali per la libertà. Sono stato ordinato sacerdote nel 76, nell'era della cosiddetta normalizzazione, che calpestava in modo sistematico diritti dell'uomo e libertà civili, imprigionando le persone solo per le idee. Come persona di fede sentivo di non poter tacere. Per questo ho accolto con entusiasmo la nascita di Carta 77 e l'ho firmata per esprimere il mio dissenso. Non ho mai voluto diventare un politico. Era un gesto che intendevo parte della mia missione pastorale. Carta 77 per me è diventata una scuola di democrazia, con cristiani cattolici e protestanti, ma anche ex marxisti, trotskisti, artisti, e ho imparato ad ascoltare opinioni diverse dalle mie. In verità c'era soprattutto una cosa che ci univa: la fede nella dignità umana. Questo si rispecchiava simbolicamente nel fatto che il cardinale Tomášek ogni anno dava udienza ai tre nuovi portavoce di Carta 77. Tomášek ha detto allora una cosa molto importante, che la Chiesa deve difendere non soltanto i diritti dei credenti, ma di tutti. Questo è stato alla base del grande ruolo che i cattolici hanno giocato nella fine del comunismo cecoslovacco. In un periodo in cui il regime esercitava piuttosto pressioni psicologiche che fisiche, Václav Mali ha il triste primato di essere stato tra quelli che hanno ancora potuto sperimentare gli abusi della tortura. Ho passato 7 mesi in prigione, ma sono stato arrestato moltissime volte, tenuto infermo per 2 o 4 giorni. Ero sempre sotto il controllo della polizia segreta. Sono stato picchiato, umiliato e offeso durante gli interrogatori. Non potevo viaggiare. D'altra parte ho incontrato una quantità di gente meravigliosa. Mi aiutava la fede e la solidarietà di tante persone. Dopo la repressione del post-68, rimosso da una posizione troppo strategica nella curia di un'importante città, Volk, negli anni 70, viene inviato in uno sperduto paesino di confine, quale parroco sorvegliato speciale. Subito ci siamo capiti bene. Soprattutto io ho visitato le famiglie e questo era vietato per il parroco, di avere un contatto così, entrare nelle famiglie. E anche questo era un peccato mortale di un parroco che si comporta così. E poi hanno deciso di mandarmi via. 16 mesi sono stato lì solo e hanno scelto un momento non adatto a questo passaggio, a questo giorno di tutti i morti. Io dovevo celebrare la messa per i morti, la chiesa era piena e prima è arrivato questo segretario dicendo: lei ha finito qui, non può fare niente più. Ma io ho detto: attenzione, ma la chiesa sarà piena, tanti, e io non sono responsabile per questo. Perché può essere un... allora la gente può arrabbiarsi e così. No, rimaniamo così. Allora io sono arrivato nella chiesa piena dicendo: ma cari,
con fratelli e sorelle, io non posso fare celebrare la messa per i vostri morti perché mi hanno tolto la cosiddetta licenza dello Stato. Ogni parroco doveva avere licenza dello Stato di poter lavorare pubblicamente. Allora questa licenza io non posso fare questa messa. Io ho parlato spesso della croce a voi. Adesso è arrivato la croce per me, io lo abbraccio e prego di perdonarmi se ho fatto male a qualcuno di voi. Io perdono anche quelli che mi hanno fatto questo male. Volk viene spedito a Rosmital, dove concluse la sua carriera di parroco. Nella chiesa che fu legata ai ricordi del compositore organista Riba, uno dei più importanti del mondo boemo. Dopo 7 anni, poi i comunisti di nuovo hanno sentito che il mio influsso cresce, e soprattutto quando abbiamo riparato la chiesa. E tanti sono arrivati a collaborare anche senza denaro. I comunisti sono stati gelosi che quando loro organizzano qualche attività così, che non, la gente non viene. Invece parroco riunisce subito anche quelli che non partecipano nelle liturgie alla chiesa. E lo hanno detto. Come mai parroco guadagna o attira questa gente? E i comunisti hanno detto a questo sindaco: ma tu, Francesco, quando organizzi qualcosa, tu prendi il microfono e fai inviti. Invece parroco va personalmente nelle famiglie e invita lì, invita personalmente. E questa è la differenza. Un parrocchiano del luogo, il signor Hoyer, ci ricorda i tempi in cui l'energico curato si occupava delle anime e delle vite dei suoi fedeli. Il parroco Volk era molto popolare per la sua umiltà e la capacità di infiammare le persone, quando per esempio ha mobilitato tutto il paese per restaurare la chiesa. Non aveva paura e naturalmente questo non piaceva alle autorità. È arrivata per esempio un'ispezione scolastica e ha scoperto che qui si teneva l'insegnamento della religione. Alla fine hanno deciso di levargli il permesso di esercitare il suo ministero. Me lo ricordo come se fosse ieri. Ci siamo riuniti nella consapevolezza che dovevamo fare qualcosa, che dovevamo difendere padre Volk e cercare di far cambiare questa decisione. Abbiamo insegnato i parrocchiani che si deve collaborare. La casa parrocchiale non è del parroco, ma è nostro. E questo era molto, molto importante. E questi lavori a Rosmital, quando abbiamo ricostruito la chiesa, io sono stato sempre nell'abito operaio, sempre in mezzo ai operai, anche sui tetti e così. Essere in mezzo alla gente, creare la comunione, non con la predica, ma con i fatti, che sì, io stesso sono andato a stare in mezzo alle famiglie e poi nel lavoro, in mezzo ai operai. E questo ha fatto parte della mia missione. Ma allora queste cose erano di nuovo peccato mortale per me. E dopo 7 anni mi hanno tolto totalmente la licenza. La questione venne perorata anche davanti al tribunale, ma senza esito. Allora
abbiamo portato la petizione al presidente Husak nel castello di Praga e al cardinale Tomášek. Erano tempi un po' epici, perché era appena deceduto Giovanni Paolo I e Tomášek si preparava a partire per il conclave. Ci accolse molto bene, accese la radio per disturbare le registrazioni ambientali e ci chiese se poteva prendere la petizione con sé e farla leggere alla Radio Vaticana. Il fatto fece scalpore e arrivò molta gente per l'ultima messa celebrata da padre Volk. Era presente anche il segretario per gli affari religiosi e sicuramente la polizia segreta. Non ci fu niente da fare, ma fu eletto Giovanni Paolo II, perlomeno. Le vetrine di Praga oggi sono ammirate dai tanti turisti che dagli anni 90 hanno scelto questa come una delle mete di visita più ambite. Negli anni 70, un prete sconosciuto, vestito come un cittadino qualunque, passa da una vetrina all'altra con altre intenzioni. È perché non potevo fare niente più pubblicamente da parroco, da sacerdote, perché c'era la legge che ognuno doveva lavorare e non vivere dai fondi che... Allora dovevo cercare un lavoro e ho capito che l'intenzione dei comunisti era di inchiudermi nella fabbrica o in un posto di lavoro che per essere controllato. Allora ho scelto, come già precedentemente gli altri sacerdoti, un lavoro di pulitore dei vetri. Vuol dire in Praga allora vetri dei negozi così sono stato sempre sulle strade tra la gente e c'era possibile di trovarvi, incontrarvi, e perché ho preso questo lavoro che non era semplice, perché pulire i vetri nell'estate quando era caldo e anche nell'inverno, allora non era semplice. Ma importante era di essere vicino alla gente. La gente mi trovava, per esempio, per le confessioni, clandestinamente, e io mi sono messo con un penitente in un angolo di una stradetta. E lì ci siamo messi su un banco e ho preso le confessioni. In un sistema sociale dove il lavoro era obbligatorio e il non lavoro punito come parassitismo sociale, il regime costringeva i sacerdoti scomodi a trovarsi occupazioni manuali. Si credeva che laicizzando i preti in questo modo, mandandoli in luoghi sperduti, ci si sarebbe sbarazzati di loro. Però, malgrado il regime togliesse ai sacerdoti il lavoro materiale, non è mai riuscito a togliere loro il sacerdozio più profondo, quello dell'anima. Io non ho pensato mai di lasciare la mia missione, anche se per 11 anni, dopo aver firmato Carta 77, non ho potuto agire pubblicamente come sacerdote. Ho lavorato come addetto alle caldaie, come manovale nel cantiere del metrò, lavavo i bagni pubblici, esperienze che oggi mi tornano utili nella funzione di vescovo, per ricordarmi di essere una persona normale. Negli anni 70-80, quando il regime sembra ancora invincibile, la Chiesa può a malapena dir messa, ma non svolgere nessuna azione nella società. Volk effettua il suo sacerdozio in clandestinità, nell'ambito della comunità dei focolarini, che svolge attività di missione in vari paesi oltre Cortina. Per me era importantissimo in questi 10 anni di non rimanere solo. Non rimanere isolato. E perché ho vissuto con, in frattempo c'era creato, si è creato un focolare maschile a Praga, e allora io ho vissuto con loro. Sempre pomeriggio sono andato lì, non ho abitato con loro perché questo non era politicamente buono.
E allora lì ho celebrato la messa, nonostante che era vietato, ma dietro le porte chiuse chi può controllare? Allora ho celebrato la messa e vissuto con loro la spiritualità, e con questa forza, sempre dietro le spalle, sono andato ogni giorno di fare questo lavoro, allora, spiritualmente piuttosto difficile che fisicamente. Il dottor Sturma era uno di questi cristiani che vivevano pericolosamente. Abbiamo anche incontrato alcune persone dal movimento dei focolarini. Incontravamo nelle famiglie dove anche i sacerdoti venivano da laici e naturalmente segretamente anche servivano con l'Eucaristia, con la Santa Messa. E abbiamo anche organizzato per esempio gli incontri, le gite, escursioni nelle foreste, per esempio nell'estate per 3 giorni nel bosco, nella vicinanza di Praga, e qui dappertutto anche era presente Mila, che era parroco in quel tempo. Il parroco non poteva lavorare con i giovani, per esempio, con la gioventù, era vietato. E solo ciò che si è svolto nella chiesa, sotto controllo delle spie, questo era possibile. Ma lavoro pastorale fuori della chiesa, fuori dei sacramenti, non era possibile. Ma noi giovani abbiamo sentito la necessità di incontrarsi, di creare comunione. Allora lo abbiamo fatto nei boschi o nelle montagne. Si sono fatti piccoli gruppi perché grande riunione non era possibile. E così abbiamo rafforzato la nostra fede nella comunione. In quel tempo punibile era sopra di tutto la vita dei sacramenti senza permesso ufficiale. Per questo le azioni più grandi erano organizzate così che naturalmente, se sono tante famiglie, sempre ognuno ha onomastico, compleanno, poi si festeggia matrimonio, eccetera, eccetera. E poi questo si, cioè, per esempio, qui non lontano era un grande ristorante, noi lo abbiamo affittato dicendo che festeggiamo 10 anni del matrimonio. E anche sono venuti questi sacerdoti, tutti questi insieme, e noi praticamente facevamo cose, azioni di tutto vietate, ma con 60-80 persone, e se qualcuno veniva, cominciavamo a fare una canzone con una chitarra. Cioè la predica era interrotta e si cantava. Il dottor Sturma è un testimone vivente delle difficoltà che nella professione incontravano i credenti. Il suo centro per l'infanzia con disabilità è potuto sorgere solo dopo il comunismo. Questo veramente significava essere pronto di fare il lavoro proprio, farlo bene, dare la testimonianza per mezzo della vita personale e anche accettare il prezzo per questa libertà personale di rispettare i valori, di fare
il lavoro anche eticamente così bene come era necessario, significava accettare che mai non farò progresso nel mio lavoro, che non promuoverò all'università a una posizione di un direttore e così. Qui questo centro per i bambini handicappati era possibile di fondare dopo 89. Una chiesa che, pur vittima delle persecuzioni, ha saputo riflettere criticamente sul proprio passato. Mi pareva, quando è arrivato il comunismo, che siamo stati puniti da questo nostro difetto di non creare comunione. Allora mi è sembrato che i comunisti, non riflettendo ma in concreto, ci hanno punito con non avete comunione. Questo ho visto che è può darsi un collegamento con il passato e ci voleva purificare. E soprattutto noi gioventù di allora abbiamo sentito necessità di rinnovare questa comunione. La Repubblica Ceca viene sovente segnalata come una delle terre più agnostiche d'Europa. Terra che trovò nel protestantesimo ante litteram di Jan Hus nel 400 i prodromi di una sua coscienza nazionale. Mentre la Chiesa Cattolica apparve ai nazionalisti compromessa col regime asburgico e la cultura germanica. Fattori che facilitarono, assieme a un partito comunista che nella Boemia operaia era già forte di suo, la repressione anticattolica. Sono nato nel 48, mentre i comunisti inauguravano la dittatura del nostro paese, scelto dai registi del comunismo come un esperimento per l'ateizzazione della società, che forse solo in Romania e in Albania ha assunto caratteristiche più brutali. Questa scelta, credo, perché qui erano radicate certe tradizioni di anticlericalismo nella nostra storia religiosa molto complessa. Basta ricordare il nome di Jan Hus, le guerre di riconquista religiosa per riportare la Boemia al cattolicesimo, fino al 600 con la Chiesa alleata alla monarchia degli Asburgo. Tutto ciò ha provocato una certa tensione tra cattolicesimo e senso di identità nazionale ceca. Una situazione opposta, per esempio, rispetto alla Polonia, dove la Chiesa cattolica è stata un baluardo di identità contro la Russia ortodossa e la Prussia protestante. Da noi i cattolici erano maggioranza numerica, ma molti lo erano in modo esteriore e un certo anticlericalismo aveva quindi radici profonde, anche perché un alto tasso di scolarizzazione e di industrializzazione aveva secolarizzato queste terre già nel 1800. I comunisti si sono agganciati a queste tradizioni, cui ha fatto seguito una fortissima persecuzione. Ma cosa è rimasto, dopo tante macerie del regime, nella Chiesa di oggi e nella società ceca? Nel novembre del 1989 e i mesi successivi, si verificò un periodo di una certa euforia. Chi lascia le porte della prigione e torna alla libertà vive sogni meravigliosi. Poi è arrivata la realtà, che ha dimostrato che la libertà richiede anche un'enorme porzione di responsabilità e per fare ciò sono richieste delle esperienze. Ed ecco che la Chiesa, per praticamente tre generazioni, non aveva nessuna esperienza della vita in libertà. Alla fine del comunismo noi abbiamo pensato che poi tutti vengono alla Chiesa, nelle chiese e saranno vicini a noi. Invece c'era un'altra cosa dopo la caduta del comunismo, perché questi dissidenti non hanno preso potere concreto,
e gli altri economisti pragmatici hanno preso potere e hanno stabilito come linea: dobbiamo allora raggiungere il benessere. E la gente che non ha vissuto benessere nel comunismo, loro hanno sempre promesso il benessere ma mai realizzato. E allora adesso questi pragmatici e economisti hanno detto: adesso raggiungere benessere, facciamo la trasformazione economica e raggiungiamo l'Occidente, il capitalismo. Ma hanno dimenticato queste persone di mettere nella base anche i valori spirituali, e questo era più grande più un grande mancanza che accompagna 20 anni della libertà del dopo comunismo. I dissidenti, se possiamo chiamarli così, avevano soprattutto questa esigenza, direi questa ferita interiore, che l'Occidente conoscesse. Questa chiesa veniva chiamata Chiesa del Silenzio. In realtà Josef Bergina ha proposto un altro nome, Chiesa della Compassione. Chiesa della Compassione voleva dire chiesa che soffre, chiesa che sa soffrire con il suo popolo sofferente, chiesa che non propone una rivolta rivoluzionaria, ma propone un lungo attraversamento di un'epoca di buio, sicura che il Signore l'attende e ci sarà infine la luce. Io ho fatto l'esperienza, la necessità di vicinanza alla gente, di stare in mezzo alla gente. Allora, in questa posizione che era necessaria, non era possibile di predicare come dal di sopra, ma stando in mezzo a loro era necessario, era questo naturale di parlare direttamente e semplicemente alla gente. Visitando le famiglie era necessario di parlare non come una predica, ma di parlare di vita, e allora questo ci ha costretto di cambiare un dialetto, direi, ecclesiale, o dialetto non so come dire. E questo atteggiamento vuol dire vita e anche stile di parlare, questo era un insieme, non poteva essere diverso parlare da questi atteggiamenti.